Buongiorno a tutti, sono Franca de Franca e i Bari dentro. Andiamo avanti ancora con Final Fantasy 8. Cioè ragazzi, ormai io sono andata con Final Fantasy 8, nel senso che a me piace troppo, quindi farò molto spesso dei video. Niente, siamo quindi sul treno di Rinoa. E dobbiamo ascoltare adesso il loro piano. Allora, mettetevi comodi. L'operazione di questa volta richiede grande professionalità. Il nostro nome, Goofy del Bosco, rimarrà nella storia dell'indipendenza di Timber. Emozionante, no? Tutto cominciò quando ci impossessammo di informazioni top secret di Galbadia. Io le ho prese. Pare che un super VIP di Galbadia verrà qui a Timber. Un super VIP. Winsor Delling, il malvagio presidente di Galbadia. Il malvagio Winsor Delling. Pessima reputazione anche a Galbadia. Presidente di nome, dittatore di fatto. Delling arriverà col treno speciale da Galbadia fin qui a Timber. Il piano è prendere quel treno e polverizzarlo con lanciamissili. No, così è un po' troppo. Ma insomma, di che si tratta? In cosa consiste questo piano? Adesso vi spiego. Prima di tutto vi spiego lo schema. Allora, quello in giallo dove siamo noi, il vagone base. Questo è il vagone Sosia, uguale a quello del presidente. Sull'altro binario c'è la locomotiva e il vagone scorta 1. Nel vagone rosso c'è il presidente e si chiama vagone presidente. L'ultimo è il vagone scorta 2, da qui comincerà l'operazione. L'obiettivo finale dell'operazione è sostituire il vagone Sosia con il vagone presidente. Salteremo dal vagone base su quello del presidente per poi rapirlo. Agiremo nei due punti di scambio che il treno fa prima di arrivare a Finder. Il piano si divide in 7 punti, che ora vado ad illustrarvi. Allora, raggiungere scorta 2 e saltarci su. Salteremo dal tetto del vagone Sosia sul vagone scorta 2. Procedere con cautela su scorta 2. Quindi scorta 2 è dotato di sensore e controllato da soldati. Vi spiegherò più tardi come evitare i sensori. Passare sul vagone precedente. Si può passare senza problemi sul vagone del presidente. Delling odia i sensori o essere circondato da guardie, perciò nessun problema. Sganciamento, vagone 1 scorta. Se non sganciamo il vagone prima del primo punto di scambio del treno, kablam! Esatto, perciò dobbiamo concentrarci e non perdere tempo. Istruzioni dettagliate vedrò dopo. Il vagone Sosia e base si separano. Effettuato lo sganciamento dei vagoni, il vagone Sosia e base si separeranno. Per un momento i vagoni saranno tutti allineati uno dietro l'altro. Secondo sganciamento, vagone scorta 2. Qui avverrà il secondo sganciamento, l'operazione è simile alla prima. Fuga dei vagoni base e presidente. Se i due sganciamenti riusciranno, i vagoni base e presidente potranno fuggire. Dopodiché si torneranno ai vagoni base e ci si preparerà per affrontare il presidente. Per effettuare lo schema dal punto 1 al 7 avete circa 5 minuti di tempo, quindi raggiungere la scorta 2, saltarci su, procedere con cautela su scorta 2, passare sul vagone precedente, primo sganciamento vagone scorta 1, vagone Sosia e base si separano, secondo sganciamento vagone scorta 2, fuga dei vagoni base e precedente. Se non terminate l'operazione in tempo, il treno base si scontrerà con l'altro nel primo punto di scambio e sarà finita. 5 minuti, ma è troppo poco. Abbiamo fatto una simulazione e abbiamo finito in 3 minuti. I siti sapranno fare di meglio, no? Certo. Watts vi spiega ora che tipo di sensori ci sono nel vagone scorta 2. I sensori della scorta 2 sono di due tipi, sonoro e termico. Il sensore sonoro segnala i rumori che fate nei movimenti. Ne hanno le guardie con la divisa blu. Il sensore termico segnala la vostra presenza e state fermi nello stesso posto. Li hanno le guardie con la divisa rossa. Quando le guardie aprono i finestrini del treno, attivano i sensori. Il campo d'azione dei sensori è limitato alla zona del finestrino. E allora come si fa ad evitare i sensori?
Allora, stop con guardia blu, sensore sonoro. Azione con guardia rossa, sensore termico. Fondamentalmente dipende dalla guardia che c'è. Per il sensore è tutto qui. Ora parleremo dello sganciamento dei vagoni scorta 1 e scorta 2. Domandina. Come facciamo a sconnettere due vagoni se il treno continua a viaggiare? In generale non si possono sganciare i vagoni esternamente, ma possiamo farlo col sistema di controllo. Dobbiamo disabilitare il sistema di connessione dei vagoni per un po'. Per disabilitarlo si devono digitare una serie di codici. I codici di accesso li arrivano. Vi dirò i codici sul posto. Squall si calerà giù dal tetto del treno e digiterà i codici di accesso. Bene, Squall, ascolta cosa devi fare. Il codice d'accesso è composto da 4 cifre. Nel pannello di controllo ci sono 4 tasti che utilizzerai per comporre il codice. Per esempio, se il codice è 3124, dovrai premere i tasti quadrato, cerchio, X, triangolo, nel seguente ordine. Devi essere veloce nella digitazione, circa 5 minuti di tempo. Se non inserisci velocemente le cifre, il codice automaticamente cambierà e dovrai ricominciare da capo. Stai attento. Se sei veloce nella digitazione, disattiverai il sistema di connessione. Dopo poco i vagoni si sganceranno e uno del gruppo si occuperà dell'operazione di scambio. L'operazione di sganciamento in tutto si effettua 2 volte, fai più in fretta possibile. Facciamo una prova di digitazione del codice. Devi introdurre 3 codici, per interrompere l'operazione premi L1. Allora. Ho già detto. Se la codice è. Codice 1 confermato. Eh no, ho sbagliato. Codice 2 confermato. Perfetto. Niente male, però ricordati che il tempo per l'operazione è limitato. Fine della spiegazione del piano. Non c'entra niente, però perché il modello del treno del presidente è fatto così male? L'ha fatto Rino, gli altri li abbiamo comprati. È dipinto proprio male, è vero. Cattivi, l'ho fatto apposta, apposta, perché ci ho messo tutto l'odio che ho per quell'uomo. Eh? Certo, l'odio. Ma certo, l'ha fatto così male perché lo odia. Va bene, adesso basta parlare di questo, la spiegazione è finita. Hai capito tutto? Sì. Bene, decidiamo le squadre. Per la parte logistica ci penso io. Ai ai ai, che mal di pancia. Ma ci stiamo muovendo di nuovo? Vado a vedere che succede. Ah, appena siete pronti fate un cenno a Watts. Mi raccomando, sbrigatevi. C'è un ritaglio di giornale, lo leggo. Primo numero mensile, politica e mistero. Il presidente Windsor Delling è in realtà il dittatore di Galvadia. Perché è dominatore incontrastato? Sveliamo questo segreto. Ai ai ai, che mal di pancia. Allora. Ok, eccolo qua ragazzi, cane numero 2. Quindi, allora, oggetti, cane numero 2. Ti è capitato mai di trovarti in guerra senza via di scampo e aver soltanto voglia di gridare aiuto? Beh, c'è una tecnica che fa per te. Ti permette di usare pozioni e medicine di cui hai bisogno quando sei nei guai, ma non è finita qui, è il tuo cane che la troverà per te ed è te, XX in soccorso. Su XX metti il nome del cane, molto utile, se inserirà assolutamente al tuo cucciolo. Ok, quindi ordine. Quindi ci sarebbe anche quello volendo. Sì. Aiuto gli alleati con poco HP, danneggio il nemico. Allora so che quasi quasi preferisco il soccorso. L'ho fatto io il manichino del presidente, quando ti avvicini parla, sarà facile ingannare le guardie. Pensavo di sistemare il manichino seduto con un giornale in mano, così anche se lo guardi davanti non te ne accorgi, poi non credo che le guardie si mettano a fissarlo. Ingegnoso, non credi, seduto nella carrozza non se ne accorgerà nessuno. Manichino e presidente sono di cattivo umore, non mi disturbare.
ingegnoso. Quindi salviamo. Voglio sapere però Rina dove è finita. Signora, ha visto Maikino il presidente? Lo vado a vedere, perfetto. Prima di questo è duro, ma faccio il suo meglio. Sei pronto? Non ancora, aspetta. Giochiamo un attimo a carte ancora. Io speravo avesse la carta di Rina, invece qualcun altro ha carta di Rina, mi sa. Beh, bene lo stesso. Niente, prendiamo un altro vecchio a sera. Devo cercare però Rina. Niente, forse perché c'è nel gruppo, non lo leggo. Oppure magari si apre qualche porta che non ho potuto aprire prima. Tipo quella là in fondo. No. Rina è proprio scomparsa, vabbè. Pazienza. Per curiosità, quante carte abbiamo? Qua ne mancano un paio. Qui stiamo per raggiungere il vagone scorta, saltiamo di là. Se saltiamo appena arriva il treno risparmiamo un po' di tempo per dopo. Da ora completamente l'operazione, compresi due sganciamenti, abbiamo 5 minuti. Muoviamoci ora, altrimenti ci rimane poco tempo per dopo. Scusa, salti, Zal, forza. Come li faccio, ragazzi? Premi X per saltare. Qui. Passato il vagone del presidente, comincia la prima operazione di sganciamento, muoviamoci. Tutto regolare, signora. Ancora tu? E sono 27 volte. Prima di arrivare a Timber, quanto ancora mi disturberai con questi stupidi rapporti? Scusi signora, ma è il mio dovere. Come si fanno a fare simili rapporti? Beh, non sono affari che mi riguardano. Mi scusi signora. Accidenti, questo mese niente stipendio. E ora come faccio? Avrei voluto sposarmi. E questo è più un punto di scambio. Qui faremo il primo sganciamento. Come ha detto Watts, ci sono due sentinelle di guardia. Già il salto, voi due tenete l'occhio alle guardie. Avvertiteci quando stanno per avvicinarsi. Ho capito, io controllo con la guardia blu a sinistra. Allora io con la rossa a destra. La guardia rossa è sempre abbastanza vicina. Perciò scusa, stai attento. Premendo l'1 puoi controllare l'occhio sinistro, lasciandolo. Tutto ritorna come prima.
Sei pronto per qualche accesso? Ti ricordi come si digita il codice? Vabbè, proviamo a far così. Scusa, lo ripeto, una stavolta ascolta bene. Il codice di accesso è composto da 4 cifre. Sì. Per essere veloce una digitazione è circa 5 minuti di tempo. Se non inserisci velocemente le cifre, il codice automaticamente cambierà. Devi ricominciare da capo, sette. Sì. Ora prepara la corda. Scendi e digita il codice premendo il tasto giù. Per ritornare sopra al tetto premi il tasto su. Non puoi tornare su mentre digita il codice. Scusa, cominciamo? Hai ancora 4 minuti al primo punto di scambio. Forza, Scusa. 1, 1, 4, 4. Direi che ne manca soltanto uno. 4, 3, 1, 4. 4, 3, 1, 4. Perfetto. Scoldi qua. Perfetto. Forse sarebbe no, ma il mio lavoro. Tutto regolare, signora. Strano che non sia arrabbiato. Leggi persino il giornale. Che succede? Qualche problema? Sono di pessimo umore ora. Se non ci sono novità, sparite. Ah, sì, sì, signora. E si è addormentato, trova una postazione. Sì, signora. Mi sono giocato anche lo stipendio del prossimo mese. No, mi sono sbagliato. L'interno di questo vagone sembra diverso dal solito. Accenti, ma te non posso pure scordare. Questo è il secondo vagone, devo sganciare anche questo. Come ho detto Watts, ci sono due sentinelle di guardia. Le 07 sono giù a dare una mano agli altri. Questa volta devi controllare da solo, premendo R1 puoi controllare a destra, se là ci torna come prima. Adesso digita il codice d'accesso. 5 codici. Bene. Scol, cominciamo? Ancora 3 minuti al punto di scambio, forza Scol. Quattro, uno, due, tre. Dai, dai. Vai su, vai su. Aspetta ragazzi per un pelo. Mamma mia. Due, quattro, tre, tre. Due. Perfetto. Dai, muoviti. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Vai. 4, 2, 3, 1. In su. Andiamo, andiamo. Perfetto. Mi ha fatto giustissimo subito al primo colpo, grandissimo. Finalmente dopo tanta attesa incontriamo Vince.
Perfetto, signore, fantastico, che forza. Gli arancossiti siete di un grado. Allora, lascia a me la parte logistica, signora. Ai ai ai. Voi traditemi quando siete pronti, così cominciamo la negoziazione con il presidente. Negoziare, meglio controllo Guardian Force. Ok, sono 73. Cosa fa? Perché me li ha tolti? Penso sia così. Vediamo un po' se posso fare qualcosa di strano. Che mal di pancia come al solito. Qua c'è ancora quella voglia del telegiornale. No. Facciamo ancora una partita a carte. Sto sperando di non perdere, merda. Cacchio, ormai l'ho detto. Farò molta attenzione. Qualità regionale su tavola nella sala meeting, politica mistero, mensili di notizie speciali su Dering. Ho conosciuto il giornalista quando è uscito l'ultimo numero, aveva scritto tutta la verità e l'hanno messo in prigione. I gufi del bosco, questo bene di più. I padri di Tony di Watts moriranno dopo aver fondato questa associazione. Ah, basta. 18 anni fa, prima della repressione di Timber, ci fu l'ultima grande caccia alla resistenza. I padri di Tony di Watts morirono per difendere il popolo. I carbogliani gli sparano addosso per intimorire la folla. La gente si voltò per non vedere quella tragica esecuzione, ma Watts e John videro tutto, il loro padre uccisi davanti a loro. Belling li osservò con un disprezzo, come fossero stracci da piedi. Era appena diventato presidente, voleva mostrare al popolo il suo potere. I soldati colpirono coi fucili i corpi ormai morti dei loro genitori. Quel giorno Watts e John decisero di entrare nei gufi del bosco, anche io in quel momento decisi di essere uno di loro. Un po' spesso i Watts e John scherziamo, ridiamo, ma dentro di noi quel ricordo vivo, capite cosa ne proviamo? Se c'è una missione da compiere ci facciamo in quattro, è il nostro motto, ma non potremo mai più avere con noi quei due eroi. Per voi non siamo altro che collaboratori per la missione, mi chiedo da dove venga il nome Gufi del Bosco. Rino e Safer si conoscono, dove sono incontrati, sono entrati nei Gufi del Bosco dopo un po', ma non so... non so cosa sia successo prima, ho provato a chiedere a qualcuno, ma nessuno mi dice niente, il pensiero non mi fa dormire. Ok, sembra non ci sia niente, possiamo andare. Pronti? Cosa ho detto? Se non si preoccupa mi tengo sotto controllo io. Ok, siamo pronti. Presidente Dering. Sì, scusate, c'è Lino che mi mandò un messaggio. Salutiamo Lino. Ciao Lino. Presidente Dering, non opponga resistenza e lui la farà pagare cara.
Se oppongo resistenza, cosa mi fa, signorina? Cosa c'è? Che peccato, non sono presidente, sono una specie di bersaglio umano. La resistenza stava diventando troppo pericolosa qui a Timber. Abbiamo fatto girare la notizia che il presidente era su questo treno e voi siete caduti nel tranello. Tranello? Sono stufo di star seduto, mia cara signorina. C'è la caghetta, ragazzi. Allora, cosa hai detto che mi facevi se ti avessi fatto resistenza? Non me lo dici più? Siete proprio divertenti, siete solo dei mocciosi e osate affrontare il grande Devin. Che bella personcina. Siete caduti in trappola. Energia. Un pesante. Un po' di supporto. Bene. Non immagino un vagone del treno perché questa battaglia fatta con Quaid, Shiva, Ifrit e tutti i Guardian Force. C'è solo con Zé. Bene. Trasformando. E se c'è la vera natura. Che è questo? Ok, un mostro. Pericolosissimo. Questa zombie magia, eccola qua. Cazzo. Ma proprio insieme al letto est, no? Di magia è impossibile. Bene, ah, se sono di merda non so calma però. Ok, poco male, poco male, attenzione. Esma usa subito. Meno male che ce l'ha, ragazzi. Se non è che tolga molto. Poi vi dico la verità, a me piace molto fare quello di Zen.
ragazzi, la mia fine. Ma vaffanculo. Oh, davvero funziona. Meno male. Usa subito. Usa subito. No, ma che sfida, non puoi usarlo. Malissimo. Cosa, qua c'è un problema? Oh, spero poi nell'attacco, nella... No. Esma, usa subito. Immediately. Usa subito. Devo rischiare, ragazzi. Guarda. Molto male. Ok, adesso facciamo una cosa brutta. Ma non può usarlo. Bene. Molto male. Abbiamo perso. Non credo. Non che canna. Bene. Ciao. Ragazzi, è già la seconda volta che moriamo, mamma mia. No, adesso ci riproviamo subito. No, no. Cioè, abbiamo ancora 20 minuti, ce la facciamo. Mannaggia. Mannaggia. È normale che premi tutto lo schermo così? Non hai capito che ha molta vita poi col tizio d'oro. Quindi bisogna fare attenzione, perché poi c'è tutte quelle cazzo di status che rompono le palle.
adesso arriva il brutto. No, un mostro sì. Ok, comunque chiamiamo questa. Ok. Per cambiare. Il mio berserker l'ho preso. Berserker. Facciamo proprio intenzione con la vita. Ah, lui purtroppo non può fare niente. Molto male. Dai, scuola. Perfetto. Oh, meglio. Oh, bene. Incredibile veramente. Mannaggia, sono sporco. Quanto prendiamo? Non lo so. Penso. Si andrà avanti così davvero. Fora.
Cioè, non sfuggiamo proprio da questa cosa. Quante possibilità c'era di non riuscire a fare Esna tutte le volte che ci ho provato? Veramente una cosa assurda. Non è possibile. Sta chiamando anche mio fratello. Pronto? Sì, un attimo. Ciao. Aspetta, devo prenotare mio fratello. Sì, adesso arrivo subito. Tanto sono morta per colpa tua. È già la seconda volta che muoio contro la stessa persona. È già la seconda volta che muoio contro il presidente Deling. Mi sto streamando, penso. Infatti, ma secondo me è aumentata la difficoltà, eh. E niente. Mi conviene rifare. Sì, mi conviene salvare e fare un nuovo gameplay perché ormai devo spegnere. Ce lo faremo domani. Grazie, vi saluto, spero di essere più in forma domani. Mi dispiace per questi momenti non molto belli. Grazie per essere stati con noi, mi raccomando mettete un bel like e iscrivetevi al canale se volete, attivate la campanellina. Grazie a tutti per averci fatto compagnia. Un bacio da Frank e vai dentro. Ciao a tutti.